per lei quali sono le migliori pizzerie storiche di Napoli. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò nelle 5 pizzerie più amate dai napoletani, valutandole per prezzo, pizza, servizio e location, decretandone alla fine una vincitrice. Sin da subito vi consiglio di mettere un bel like qui sotto e di condividerlo con i vostri amici. Da Michele e Triano. Uno è Pellone, vicino Piazza Nazionale, e l'altro potrebbe essere Starita. Da Michele. Ok, allora doppio voto. Storiche, Starita e Concettine Tressanti. Storiche, allora c'è Michele Condurro, Corso Umberto, che io sappia il primo forno a Napoli. Da Michele e il Trianon. Che pizzeria di Matteo, tra là sicuramente pure so più. Ora per me la prima è 50 Calò, okay. E poi abbiamo Starita. Allora, per me di Matteo è Longobarde. Ragazzi, siamo arrivati alla prima pizzeria e siamo arrivati alla pizzeria di Gino Sorbillo. Nasce nel 1935 ed è una delle più conosciute a Napoli e uno dei problemi principali è proprio la fila. Tre ore spero di non, tre quarti d'ora, dai, penso. Dai, tieni tu. Come siamo messi? Siamo messi che praticamente c'è stata una colonna, un po' mi tardò. Sono passati circa 40 minuti, siamo ancora qua fuori. In alto mare, c'è ancora tutta la colonna da fare. Miracolo. Ci siamo. Ci siamo. E poi ci dopo. Grazie. Non c'è un italiano in tutta la sala. Vediamo il menù. Che vogliamo prendere? Allora, sicuramente prenderemo una margherita. Proveremo una margherita che sta al prezzo di 4 euro. Anzi, questi sono molto molto buoni. La pizza di Barbie. Abbiamo anche la pizza più costosa del mondo, che costa 8 milioni 500 mila euro. Alla fine quale vediamo, Matti? Margherita e Rodolfo. Rodolfo? Quale fosse Rodolfo? Comunque il nostro posto affaccia proprio su via dei Tribunali, che sono delle vie centrali di Napoli, solo che in questo momento stanno a fare i lavori di ristrutturazione, quindi... Ragazzi, è arrivata la pizza dopo circa 25 minuti ed è arrivata anche la seconda pizza. Ascoltato, ma già piccito il dito. Allora, la prima cosa si può notare è grossa. Oltre il piatto. Oltre il piatto, decisamente. E il cornicione non è alto. Siamo arrivati qui, erano le 8:30, sono le 11:15. E abbiamo le pizze davanti. Molto sottile. Infatti. Io sarò poco attivo in questo video perché sto morendo fame. Per avere una degustazione completa mangeremo due tranci di margherita e due di... come si chiama? Rodolfina. Rodolfo. Prima? Ciaff. Giusto il ciaffetato. Com'è? È good. Buonissimo. Allora, preciso una cosa. Io non mangio la margherita. Quindi fare questo video sto mangiando una cosa che di solito non mangio. E comunque è buona perché è un piccolo problemino con la salsa. No, problema è cavolo. Facciamo pure quest'altra. Questa proprio l'insalatina. Sono tutti prodotto. Fresca, la senti la natura, la senti? Com'è? È buona, buona. Il cornicione è praticamente inesistente. Vabbè, a parte questa parte è un po' bruciata, dobbiamo dirlo. La pasta è molto buona, è leggera. La pasta sia molto larga, comunque sta tranquillamente. Sì, sono d'accordo. Il pasto è un po' steso. Bello per il piatto. C'è un bel lavoro di marketing dietro. Bicchieri sono brandizzati. Piatti sono brandizzati. Fazzolettino. Come poi di questo cornicione? No, c'è. Non c'è. Tabù. Mi sono buffato. Abbiamo finito la pizza, adesso aspettiamo il conto. Conto 19,50. Stiamo uscendo. Da notare il fatto che comunque Sorbillo anche di mercoledì sera c'è tutta questa fila, uno deve aspettare 2 ore. Un po' esagerato. Oh no, Matti, ti aspettavi tutta questa fila di mercoledì? Mercoledì assurdo. Assurdo. Abbiamo aspettato complessivamente un'ora. Quasi due ore. E... ciao ragazzi, benvenuti, siamo qui alla seconda pizzeria a via Sersale, dove c'è una delle pizzerie più importanti di Napoli, che è la pizzeria da Michele, che nasce nel 1870. La pizzeria di Michele Condurro è una delle più conosciute, mo vediamo se è buona, e soprattutto mi sembra che facciano soltanto la margherita e la marinara. Siamo arrivati qui alle 8:05, siamo il numero, sperando che il biglietto non l'abbia perso, 22, dentro stavano al numero 80 alle 8:05, vediamo quanto tempo ci vuole per entrare.
Le persone mi hanno preso per un turista, glielo faccio ancora credere. Mi allontano per parlare davanti alla telecamera. Passata mezz'ora da quando abbiamo chiesto il bigliettino. E oggi come ospite abbiamo la mia amica Sara. 23 22 in sala. Prego, quanti? Siamo due. Dove ci mettiamo? Qua? Due margherite. Si può fare una un po' più all'ombra? Sono seduti in questo tavolino qua, quindi saranno altre due persone vicino a noi. Ok, ci hanno spostato il tavolo, sempre a due con il compagnino a fianco. Aspettiamo che inizia, sperando che si ricordano che una è all'ombra e una è normale. Sara, dopo quanto tempo siamo entrati? Tempo di andare in bagno, sono arrivate le pizze, senza cornicione pure questa, cioè molto basso. Però rispetto a quello di Sorbillo probabilmente è un pochino più spessa. Che è abbastanza grande anche questa. Andiamo all'assaggio, vediamo un po'. Beh, comunque è sottile pure questa qua. È caduto tutto. Buon appetito. Buona. E nonostante non mi piaccia il suo, comunque è abbastanza buono. Forse. La pizza non è bruciata. Cottura giusta pure la tua. La mia pizza è un pochino più bagnata perché probabilmente ci hanno messo più fior di latte. La di Sara invece no. Cioè, infatti Sara non ha manco problemi a mangiare. Sara si è macchiata. Ma al momento secondo me è la migliore. L'impasto è giusto. Cioè comunque è basso, però non si sfalda. Tranne la parte centrale dove se metti più mozzarella, anzi fior di latte, e salsa, comunque si può sfaldare. Altra cosa da notare, il servizio è molto veloce. Siamo entrati in un'ora, meno di Sorbillo, due ore. Siamo arrivati qua, tempo 5 minuti, c'è la pizza. Sara, è piaciuta la pizza? Per quanto riguarda il prezzo, per due pizze margherita e una bottiglia d'acqua liscia abbiamo pagato 12,50 euro. Nel complesso la pizza è molto buona, come ho già detto dentro. La posizione è un po' più fuori mano rispetto forse a Sorbillo che è centrale. Il locale è tipico, all'interno non abbiamo né brandizzazione per quanto riguarda bicchieri, tovaglioli, eccetera eccetera. Molto spartano, margherita, marinara, prezzi bassi e che stai. Ciao ragazzi, buonasera, siamo qui alla terza pizzeria, siamo a Mater Dei, abbiamo la pizzeria Starita, che è una delle più conosciute a Napoli, è nata nel 1901 e adesso la proveremo. Sembra non ci sia fila, sono poche persone, è martedì, speriamo di entrare subito. Salve, numero 30. Arrivato al bar, già da te. Grazie. Sì. Il menù è diviso per pizze classiche, le specialità, le pizze stagionali, calzoni. I prezzi sono questi. Caso più unico che raro, siamo arrivati e siamo entrati. C'è nemmeno un minuto d'attesa, volevo fare qualche ripresa ma non l'abbiamo fatta perché siamo entrati subito. Il locale è molto carino e i prezzi sono più o meno nella media. Forse soltanto Michele ce l'ha un pochino più bassi. Però adesso aspettiamo la pizza, quindi vediamo anche quanto tempo ci mettiamo ad avere le pizze, quindi all'ordine e all'arrivo. E poi ci mangiamo. Sono tre po' di Sofia Loren, il signor De Sica. E sono arrivate le pizze circa 17 minuti. Top. Ah, e stasera con me ci sta la mia amica Marica. E... vediamo un po' l'impasto. Aspetto a Sorbillo e Michele, questo qua c'è il cornicione. Abbiamo il basilico che non si mangia, vai tu, il basilico non si mangia. La gente che mangia il basilico poi il giorno dopo muore, non lo dice. Ah, vedi? Ecco qua, non si sfalda. L'impasto è più spesso rispetto alle altre pizzerie. Poi è più consistente. A me piace più questa qua, onestamente, come impasto. Il pomodorino fresco, provola, e poi ci stanno le girelle di prosciutto cotto e credo che la roba è basilico. Hanno messo basilico da girella. Il mamma ha detto che non si mangia. In realtà il basilico si mangia. Quindi ho detto una stupidaggine. Ma come tagli? Vai, certo. Olè. Buonissimo. Very good, soltanto per il video. No, veramente. Buona. Buono l'impasto e buoni anche i. Tagliamo questa qua. I pomodorini che schizzano. Questa la preferirò sicuramente, ne sono certo. Ah, un po' abbasante, già solo prende la mano adesso. Altro livello, eh. Buono. Comunque basilico.
Confermo, un basilico. Tutto buono questo, eh? Top. Questa è la migliore che ho mangiato nella vita. Wow, ti sbilanci così tanto? In questo giorno. Lo spessore qua ci sta un po' di più. Un applauso a Marica che non si è ancora sporcata. E secondo me ho speso 16 euro. 16? Secondo me. Secondo me 18. 18? E hai vinto 17,50. Olè, caruto. Ok ragazzi, siamo usciti, abbiamo mangiato molto bene, per entrare non ci abbiamo messo niente, siamo arrivati e siamo entrati. Per mangiare abbiamo aspettato un quarto d'ora dall'ordine, abbiamo pagato 17,50 per due persone e adesso ci sta un mezz'ora, tre quarti d'ora di fila. Quindi venite puntuali, siamo arrivati alle 8 e non abbiamo avuto problemi, mi buttano sotto. Ok, perfetto. Sono le 9:15, adesso c'è un po' di casino, quindi cercate di regolarvi. Comunque le pizzerie a Napoli ci sta butella. Per me al momento la pizzeria migliore rimane questa, Starita, però abbiamo provato soltanto le prime tre pizzerie. La migliore, camera è un pochino più accentrata, va finendo muro, se no Sorbillo è la più conosciuta. E i tempi di attesa sono molto lunghi, però la pizza è buona, ha il cornicione molto basso e fa tante pizze. Il prezzo è lo stesso di Starita. Mentre Michele è quello più economico, fa forse la margherita migliore di Napoli, però fa solo margherita e marinara. Questa qua le fa tutte, è un menù che se ne cari pizza. Fa un sacco di pizze, fa tutte le pizze buone. Buonasera ragazzi, siamo qui alla quarta pizzeria, siamo al centro, centrissimo, siamo nella pizzeria Pellone. Si trova a Via Nazionale, molto molto vicino a Piazza Garibaldi, quindi è molto frequentata da quelli che vengono con il treno. La new entry, questa top 5, perché comunque è la più recente, nasce nel 1960. Vediamo quanto tempo ci mettiamo per entrare. Oggi il mio ospite è Marco, critico culinario di alto livello. Allora, sono arrivate le pizze, Marco sta tagliando la chef, a me è arrivata la margherita. Sono molto molto grandi, cioè guardate la mia mano, sono più grandi di Sorbillo. E a quanto pare lo spessore sembra essere anche abbastanza importante. Yam! Cocia? Il locale è molto bello, poi bisogna dire che ci sta un bel presepe sulle pareti, sia di qua sia di là. Comunque andiamo all'assaggio della pizza, che come ho detto è molto grande, ma sembra essere anche abbastanza spessa. Il cornicione pure ci sta, quindi adesso andiamo all'assaggio. Il coltello non taglia molto bene. Sente, è margherita, quindi io ho un pochino di... Lasciamo che già, sento un po' la spessura. Un buco di unghie. Guardate il cornicione, quanto è spesso. Ok. Mamma. Beh, buona questa. Buona, comunque ho preso quest'altra pizza. La caratteristica è che è pesante. €21 per due persone. Marco, ma sei dolce? Buona serata. Ciao. Abbiamo mangiato anche da Pellone, abbiamo provato anche questa pizza che rispetto alle altre è molto differente. Questa qua è molto più grande, ci fu dal piatto come Sorbillo, però Sorbillo è leggera, qua è molto più pesante. I prezzi sono leggermente più alti, lievitano un pochino come la pasta, però comunque quella che mi ha riempito di più, probabilmente la più grande che abbiamo mangiato. Il servizio è velocissimo, siamo arrivati, subito siamo entrati, la pizza, il tempo di dirla al pizzaiolo, ma nemmeno il tempo che era 3 minuti. Ok ragazzi, quindi è finita anche la quarta serata nelle migliori pizzerie di Napoli, ci manca soltanto l'ultima, dove tireremo le somme e faremo questa classifica. Buongiorno ragazzi, benvenuti, siamo qui alla quinta pizzeria, che è la pizzeria di Matteo. Nasce intorno agli anni 70, comunque da una famiglia di pizzaioli molto antica. E siamo sempre a via dei Tribunali, quindi la via di Sorbillo. Siamo di pomeriggio, quindi comunque c'è meno gente della sera, considererò questo fatto. A sederci? Siamo due. Guardatevi su, ragazzi. Possiamo? Grazie. Sopra di qui? Opla, una buona pizza. Due. Perfetto. Questo è il menù. Sto giù come il saluto Alessandro.
Abbiamo girato una cosa insieme, voi vedrete in futuro. Tutta una sorpresa. Esatto, su Netflix ci troverete comunque. Alessà, che vogliamo pigliare? Facciamo una margherita. Sì? Io prenderei a filetto pure. Esatto. La margherita però senza la salsa. Ma chi è? Kennedy. Qua però dice, guarda, dal 1936. Nasce intorno agli anni 70. Abbiamo scelto cosa prendere, cioè la margherita e la margherita al filetto. Nel frattempo qua dietro fanno il tarantello, burdella, beh, classico. Locale molto tipico, spartano. Però comunque carino, su due piani, un sacco di posti. E funicoli, funicola, mo aspettiamo a pizza. Ma secondo voi il fatto che la scritta sta tutto un po' a sinistra, cioè è un fatto voluto o... Forse sono le nostre, è un po' sono fortunato e... No. Flop. Grazie. Arrivate. This is Margherita. E this is filetto. Bravo, emanano odore. È molto forte. Molto molto invitante. Classic. Ma l'assaggio della filetto. Questa è la mia pizza preferita in assoluto, perché non prendo la margherita proprio perché vedete non ci sta il sugo sopra. Cosa ne pensi? Non si sfrantuma, questa è una cosa che a me piace, come anche quella lì a piastarita. Preferisco queste pizze dove c'è un po' di spessore. È più facile sia da mangiare, sia secondo me da più soddisfazione in bocca. Invece Pellone però secondo me è un po' troppo eccessivo. Perché da Pellone fa una pizza. È grande ma è pure troppo spessa. È la quinta pizza che vado a mangiare, ho già fatto un'avanza tanto. Mo stacchiamo un attimo. Perché... Ora dieta. Ora dieta, perché sennò veramente io mi faccio una botta. Ho fatto la faccia della pizza. Poi la cottura? La cottura è uniforme. Do anche un morso la margherita, così vi do un parere proprio su quest'altra. Preferisco sempre l'altra. Per il semplice gusto personale che preferisco il pomodorino fresco al sugo. Questa pizza ve la consiglio, anche la filetto. Ovviamente la margherita, ragazzi, è il massimo. Per chi la ama è il top. È top. Bruno, ora voglio una risposta fatta. Abbiamo gradito a quanto pare. Il conto? Ottimo. Ok, siamo appena usciti e mi metto un attimo a Muniz. Abbiamo mangiato molto bene, onestamente sono molto soddisfatto e non mi aspettavo questo livello comunque. E ha provato anche il fatto di una pizza che non ti gonfia, buona, sostanziosa, ma che alla fine ti fa comunque rimanere... A fine pranzo ti trovi comunque leggero, capito? Van nei migliori tre, non ha il livello di salita per quanto mi riguarda, però si trova molto al centro. Quindi adesso diamo i nostri voti e vediamo quale sarà il podio di queste top 5 pizzerie a Napoli. Siamo arrivati alla fine di questo video, parto dal fatto che sono un ragazzo normalissimo, quindi non sono né un esperto né un critico culinario. Tutti i pareri che ho dato durante il video e quello che adesso vi dirò sono frutto dell'esperienza di un ragazzo che semplicemente vive la propria città e va a mangiare nelle pizzerie della propria città. Ho mangiato benissimo in tutte e cinque le pizzerie, quindi veramente complimenti a queste pizzerie che portano sempre in alto il nome di Napoli. Sorbillo convince ma non stupisce, i tempi di attesa sono veramente infernali anche in settimana. La pizza è sempre buona, quella è garantita, ma troppo sottile per i miei gusti. Michele invece si fa attendere anche in sé perché c'ha la fila, però è veramente il re del rapporto qualità-prezzo, quindi mangiate bene e mangiate spendendo poco, veramente poco. Forse la pizza è ancora un pochino sottile, se non si limitasse a fare margherita e marinara probabilmente avrebbe vinto questo confronto. Starita si trova leggermente fuori dalla zona caotica e quindi questo le consente anche di avere un pochino di fila in meno. Per quanto riguarda la pizza alzo le mani, veramente buonissima, è consistente ma allo stesso tempo leggera, come prezzi siamo nella norma, quindi per me è la migliore e non ho altro da dire insomma. Il prossimo invece è Pellone, pizza è sconvolgente, immensa, un promontorio gigante che va, sepichietto tavolo, sepichietto locale, grande e spessa. La consiglio soprattutto a chi ha una buona forchetta, perché io il giorno dopo la stavo ancora digerendo. The Last is di Matteo, mai frequentata lo Yak Ryan proprio nella life, si trova a Via dei Tribunali come Sorbillo, però la pizza si avvicina molto di più a quella di Starita. Probabilmente per me è stata la vera rivelazione, perché era quella che non conoscevo nemmeno di nome e invece mi ha stupito tanto. Questa è quindi la mia classifica finale, che vede al primo posto Starita e seconda a pari merito Michele e Di Matteo. Ci vediamo a brevissimo, scrivete nei commenti cosa porterò per voi nel prossimo episodio, supportatemi con un like e iscrivendovi al canale attivando anche la campanellina. Io vi do un bacio grande grande sulla guancia destra e ci vediamo alla prossima.